Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Celeste. Allora ragazzi, stiamo procedendo, siamo in questo albergo già ormai da un bel pezzetto effettivamente. Ci abbiamo passato quasi interamente la scorsa puntata, ma sembra che ci stiamo avvicinando all'uscita in una maniera o nell'altra. Ora, di livello in livello, io delle volte mi comporto bene, delle volte faccio schifo, molto più la seconda. Però dai, in una maniera o nell'altra, penso, ecco, esatto, come in questo caso, o come in questo. In una maniera o nell'altra, dicevo, non so che cosa sto facendo, concentrazione, perché quando perdo la concentrazione per parlare con voi, purtroppo ragazzi, fallisco miseramente. Già che fallisco senza parlare, figurarsi un po' con. Mannaggia la fretta. Qui un po' di tempo ce l'hai, dovresti utilizzarlo. No, era più veloce di quanto pensassi. Vabbè, qui ho calcolato proprio male io. Ok. No! Mancava così poco. Oppure, vabbè. No, l'ho appena sfiorato, dannazione. Vabbè, no, volevo tagliare diretto, ma non è una buona idea. Neanche questa era una buona idea. Dai, dannazione, su. Coraggio. Ok, ce l'ho fatta. Bene. Ok, ho la chiave. Wow. Perfetto. Dimmi che ho ancora la chiave dopo. Perfetto. No, che stupido. A tempo di musica, cioè, è assurda questa cosa. Prendiamo il ritmo bene. Nah. Dai, su. Ma che sto facendo? Allora, dai, coraggio. Che cos'è? Lato B sbloccato. Varco. Raccogli una cassetta. Quindi? Che... Ah, devo tornare indietro. Porca miseria. Perfetto. No, devo andare per in diagonale. Già. A posto. Forse di qua. Cosa... Vabbè. No. Non ha alcun senso questa cosa. È solo per prendere quelle fragole. Onestamente non me ne frega niente. Ok, grande. A posto. Oh, ci siamo. Oh, di nuovo. Miseria. Aspetta, è qui? Oddio, ho capito. Oh, porca miseria.
Mamma mia, che bordello. Wow, ce l'ho fatta prima botta, non ci posso credere. Grande. Eccoci arrivati alla nostra pluripremiata suite presidenziale. L'autentica espressione dello sfarzo in stile rustico. Mi farò da parte per lasciarla immergersi in tanta magnificenza. Capisco che può essere un bel po' da metabolizzare. Ebbene, cosa ne pensa? È bellissima. L'arredamento sembra costoso. È molto ariosa. I colori sono raffinati. Si vede che ci ha lavorato sodo. Sapevo che ne sarebbe rimasta colpita. Già. Allora, posso accedere al tetto da qui? Imbecille, la stai perdendo. Quasi dimenticavo. Gli ospiti d'onore come lei soggiornano nelle nostre camere migliori a metà prezzo. Io non voglio restare. La prego, signorina Madeline. Resti qui. Signor Oshiro, mi ha rallentata fin troppo. Wow. Madeline, tesoro, lascia stare questo perdente. Perdente? Sta mentendo a se stesso, vecchio. Questo resort è una topaia. Nessuno vorrebbe mai passarci la notte. Qualcuno doveva dirglielo. Non fa sul serio. Io sono molto occupato. La prego di andare, signorina Madeline. Andiamo, signorina Madeline, l'hai sentito? Dove saresti senza di me? Porca miseria. No, parliamoci. Perché mai avrebbe detto che il mio albergo è una topaia? Come osi insultarti a tal punto? Se invece avesse ragione? Ma certo che ha ragione, non ti è riuscito neanche di dare una ripulita senza il suo aiuto. Ci ho provato, sto facendo del mio meglio. Signorina Madeline voleva solo essermi d'aiuto. Perché è stata tanto crudele? Come osi insultarti a tal punto? Ok, ok. E va bene, ci siamo. Pensavo che non ci saremmo mai liberate. Mi devi un favore, aggiungilo al conto. Lasciami in pace. Pensavo fossi stra-determinata a continuare la scalata. E all'improvviso diventi la psicologa di un pazzoide? Perché non te ne vai? Signorina Madeline, prima che vada via, c'è una domanda che devo farle. Perché è stata così gentile con me per poi scappare via? Cosa ho sbagliato? No, dacci un taglio, ancora non ci arrivi? Lei aiuta gli altri soltanto per alimentare il suo ego deviato. Non le è mai importato di te. Sta zitta. Volevo solo aiutarla. Patetici, tutti e due. Patetico? Sei venuta qui solo per umiliarmi. Non striscerò ai tuoi piedi un minuto di più. Wow. Oh, 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 porca miseria. Ok. Porca miseria. Ok, aiuto. Ciao. Che disastro. Che disastro muoversi così. Successa la stessa identica cosa di prima. No. Posto, peggio mi sento, dai. Invece di migliorare peggioro, porca miseria. Perfetto. Via. Fantastico. Oh, e dai. Guarda che devo passare lì in mezzo. Beccarlo preciso. No, no. Purtroppo questi inseguimenti sono complicati. Se poi inizi a fare cagare come in questo caso, a posto, no? Oh, ma perché? Dai.
A posto, via. Perfetto. Adesso, oh, c'è pure qui, eh. Buongiorno. Minchia, qua è un casino veramente con la presenza di questo. Eh sì, è un casino serio la presenza di questo qua, ma proprio serio. Buongiorno, sì. Vabbè, no, non era difficile con un attimo di pazienza. Perfetto. Solo che delle volte vado in diagonale quando pensavo col controller di aver fatto bene la strada e invece no. Oddio, come la vedo male, ragazzi. Ah, perfetto. Ok, vai. Porca miseria. Ok. Dai, dai, coraggio. Sì, perfetto. Oh, e dai. Ma non l'avevo visto, che stupido. Ok. Dai, coraggio. No! Non l'avevo visto quell'affare. Oddio mio, questo sarà un disastro da... vabbè. Dannazione, ragazzi. Quanto cavolo è lungo sto livello, cioè sto quadro qui. Perfetto. Quantità di cazzate che sono in grado di fare al minuto è veramente impressionante, comunque sì, eh. Ok, vai, coraggio. Dai, ti prego, livello, finisci. Coraggio, vai. Mamma mia, qui ho rischiato fortissimo. Vai, ok, oh, grande. Signor Oshiro, si fermi. Volevo solo aiutarla. Ho deciso di chiudere l'albergo per ristrutturazione. Le tubature del secondo piano perdono acqua. La biblioteca è nel caos più totale. Per non parlare del buco nel soffitto della suite presidenziale. La prego, mi lasci da solo. È triste però. È triste un sacco, devo dire. Eh sì. È proprio triste. D'accordo. Sono morto 137 volte per la miseria. Lato B sbloccato. Che vuol dire lato B? Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, questo mi ha incuriosito. Cos'è lato B? Dai! Pensavo fosse... No, aspetta, ma mi sa che non ha alcun senso questa cosa.
sto facendo. Scalata, vai. Vai, vai. Continua. No, dai, dai. Ma senti, ma posso uscire dal livello? Torna alla mappa. Ah, ok. Sì, 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 sì. Vai. Mi interessa fino a un certo punto. Ok. No. Ok, perfetto. Bene. Qui. Dorsale dorata, capitolo 4. Vai. Dritta per scalatori, a corto di energia proprio sul più bello. Saltare lontano da una parete non consuma resistenza. Ok. D'accordo. Procediamo. Questo cos'è mo? Ah. Sono riuscito a cadere perfino qui, non ci posso credere. Ok, devo prendere il giusto slancio. E quello mo? Cos'è? Cos'è? Ah, ok. No. A quanto pare no. Ok. Qui c'è acqua. Grandioso, di nuovo lei. Bene, bene, non credevo di rivederti quassù. Sono felice che tu sia ancora tutta intera. Vedo che hai oltrepassato l'albergo. Hai conosciuto il signor Oshiro? No, altro che. Mi ha sbattuto fuori. Dopo che gli avevo ripulito un mucchio di immondizia. Ah, che mattinata spassosa. Oshiro è un animale a deriva, mia cara. Quel posto rappresenta più di un semplice albergo per lui. Non fare di lui il tuo esperimento. Sa cosa penso? Che questa montagna vi ha fatto uscire entrambi di senno. Oh beh, non sei la prima a dirmelo. Potresti aver ragione. Come me te ne accorgerei... Come me ne accorgerei se fossi pazza? Ah, come me ne accorgerei se fossi pazza? Come la vedo io, la montagna non può estrapolare nulla che non sia già dentro di noi. Ma deve mancarti qualche rotella per voler abitare qui, dico bene? Ma di che sta parlando? Oh, sproloquio da vecchia megera quale sono. Sei pronta a mollare? Conosco una scorciatoia che ti riporterà alla tua macchina. Ti faccio da parte, signora. Sono diretta in cima. A volte è difficile riconoscere la differenza tra cocciutaggine e determinazione, non trovi? Mi ricordi me quando ero giovane. In bocca al lupo e attenzione al vento. Ok, wow. Ah però. Ah che gioia. Sono riuscito a prendere una fragola, pensa te. Ah, ma quelli mi uccidono. Ah, vabbè, sì, era da aspettarselo, effettivamente. Aiuto. Ok, allora, come devo fare, come devo fare? No, e basta. Ok, perfetto. La faccia del vento. Nah. No, che stupido, mamma mia. Niente, delle volte proprio... Perfetto.
Ok, ce l'ho fatta. Wow, di nuovo il super vento. Magari di qua si... Ah no, pensavo si andasse da una parte extra, ok. Benissimo. Oh, è veramente difficile rimanere... Ok, perfetto. Ah, il vento è di qua stavolta. Allora, però posso sfruttarlo a mio vantaggio. Forse. Grande. Qui... è qui? Come diavolo faccio ad arrivare lì? No! È un bel casino, eh? No! E dai, che nervoso! Ma come faccio ad arrivare lì, però? Eh no, vedi, in diagonale muoio. Quindi devo fare per forza così. L'unico problema è che così facendo poi non riesco ad arrivare là. Quindi? Ah, ok. Ma dai! Perfetto, vai. Che gioia. No. Perfetto. Madonna, che disastro. Per l'amor di Dio, come diavolo faccio? Oh, andiamo? Coraggio? Niente, non ce la faccio ad arrivare là. E quindi? Come posso fare? Soprattutto questo vento qua. Vabbè, mi renderebbe terribilmente difficile prendere quella fragola, giusto? Però... Ok, grande. Perfetto. Questo... Wow. Ah. Vabbè, intanto proviamo ad andare di qua. No, voglio andare prima di qua. Ok. Allora, qui c'è solo una fragola e non me ne frega niente. Di qua c'è altra roba, però. Oh mio Dio. E qui come cavolo... No, non mi dire che mi devo appendere a quel minuscolo coso. Non ce la farò mai. Dannazione. Sì, se poi faccio le minchiate ancora peggio. Oh mio Dio. Dio mio. No, ma non ce la farò mai. È impossibile. Vabbè, allora, proviamo... Qualche altra strada, va. Continuiamo ad andare su.
Vediamo se per caso... Ah, la posso variare io! Che storia! Questa poi... Ops. Fammi vedere se per caso... No. No. Aspetta, forse potrei provare a fare così. Ok, grande. E questo invece... sì. Madonna, che disastro. No. Ma no, perché? Perché è andato dall'altra parte? Porca miseria. Bene. Mi sono suicidato così. Ok, perfetto. Stop. No, 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 le cazzate, porca miseria. Ok. Stronzata, porca miseria. Va bene. Un bel casino. Ok. No. Ok, grande. Dove... Io mi sto un po' perdendo, ammetto, eh. Attenzione. E mo? Come faccio? Ah, ok. Aspetta, no, che stupido. Va bene. Bene, potevo arrivarci anche prima, mi sa, eh. Perfetto. Perfetto. Grazie. E adesso... Oh, bene. Fantastico. Allora, adesso... Un bel casino, sì. Adesso, mamma mia, come si fa? Mi è riuscita prima botta, l'ho capito subito, non ci posso credere. No, morte. Ok. Andiamo, 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 andiamo. Oh, fammi un attimo riposare più la mente che il corpo qua. Ok. Ok, ferma lì, fermati. Ok.
Perfetto. No. E mo come... E come diavolo faccio, scusa? Eh no, non ce la farò mai. Mi serve quella. Eh sì, per forza. Mi serve assolutamente fare questo colpetto. Come di... Ah, sono un idiota. Ok, ok, ok. Ho capito. Eh sì, vabbè, se poi magari però mi direziono nella maniera giusta è anche tutto un sacco meglio, no? Oddio mio, dai! Su. Certo che sta... Minchia sta ragazzina. Che disastro di situazione. Ok, alla faccia del platform. Sì, vabbè, poi cominciano le cazzate quelle brutte. Ok, ci siamo. Bene, ok, capito. No, neanche per idea. Calma. Meglio di così. Perfetto. Dai! Vento di merda. Ok, stop. Stop. Ecco, adesso... No! C'è troppo vento, ok. Devo stare più attento di così. Che miseria, porca miseria. Ok, ok, ok. Fatta. Ragazzi, questo gioco ti sfinisce comunque, porca miseria. Sì, vabbè. Mamma mia, ragazzi, che disastro. Dai. Mannaggia il vento, guarda. Ok, vai su, ok. Oh mio Dio. No, troppo. Oddio, tutto da capo, vai. No, finito. Se le spine di merda. Perfetto. Oddio, ragazzi. Sapevo che sarebbe diventato un delirio. Ma accorgersene è sempre una gioia. Aiuto. Ok. Allora adesso. Ok. Così. Ti prego. Ok, dai. Pausa. Pausa, pausa. Allora, adesso... No, è andato, sì. Adesso, vediamo un po'. No! Vabbè. Nervoso un'altra volta, dai, qua non c'è manco il vento, coraggio, che stiamo a fare? Dai. Perfetto. Dannazione. Pensavo che andasse su quello, invece no. Perfetto. Fantastico. Sono riuscito pure a morire, perfetto. Di nuovo.
È un pattern che tende a ripetersi. Man mano che uno va avanti, muore anche in posti dove prima non era morto, per qualche ragione. Ok. Bene, adesso? No. Non è così. Porca miseria, giusto. Allora, penso di aver capito com'è, però... Porca miseria. Oddio, ragazzi. Non vedo l'ora di superare sto quadro. È un po' troppo che... lo sto facendo. Sono un filino stanco, lo ammetto. Ok. Ok. Ah, no, questo è soltanto per la fragola, onestamente. Non me ne frega niente. Bene. Ok, grande. E adesso? Bene. Quindi? No, troppo, troppo, vabbè. Ma che me ne faccio io di quello? Ma che me ne frega? Dai, aspetta. Ok, era la fragola, era, non era niente di nuovo. Ok. Adesso... mi sa tanto che devo fare una cosa del genere io. Fantastico. No, c'è solo un problema. Sì. Appunto. Oddio, va bene. Ragazzi, allora, io mi fermerei qua per oggi perché sono veramente stanco. Ho bisogno di rilassarmi un secondo e... poi recupereremo, d'accordo? Ma ho bisogno fortemente di una pausa per recuperare la concentrazione, perché sennò continuo a fare disastri inenarrabili. Comunque sia, quindi, per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video della serie di Celeste. D'accordo, ragazzi? A presto!